Ferma, vado io. Continua pure a ricamare. Che bei fiori, Dolores. Prendi. Sono per te, te rimanda Saverio. Davvero? Li ha portati lui? No, ha mandato un servitore. Dolores... Sapessi come sono confusa. Sarà meglio che la mamma non lo sappia. La mamma? Cos'è che non deve sapere la mamma? Germano! Martina! Oh, Martina! Amore mio! Sono molto felice di rivedervi. E quei fiori? Sono per me? Cosa? No, no, sono per me. Me li hanno appena consegnati da parte di Enrico. Ah, quel ragazzo è un vero gentiluomo. Non è certo come me. Metto i fiori in un vaso e dico alla mamma che siete tornata. Fate con comodo. Germano, potrebbe vederci qualcuno. Calmati, ti prego. Ma... Non me ne importa niente, amore mio. E poi devo scappare in casa Herman. Germano, Germano! Dovrai partire anche tu? Sì, certo. Desiderate qualcosa, signora? Scusatemi, sapete se il tenente Rinaldo Monti è qui in caserma? Mi dispiace, signora, non lo vedo da qualche giorno. Non sapete neanche dove posso trovarlo? Non so cosa dirvi. Quando un soldato ha una licenza, non sempre lascia detto dove va. Mi capite? Sì, me ne rendo conto. Allora, fatemi parlare con il generale. Signora, il generale onorato è piuttosto occupato in questi giorni. Non vorrei disturbarlo. Per favore, ditegli che desidero parlare con lui. Che è questione di vita o di morte. Seguitemi, per favore. Aspettate qui. Avviso subito la madre superiore. Vi ringrazio, madre. Aspetterò. Dovrete chiamare madre solo la superiore. Se deciderete di rimanere qui con noi... Come immagino, visto che avete la valigia, io sarò per voi, e fin da adesso, come una sorella. E così dovrete chiamarmi, sorella Ilaria. Come una sorella. Sarà facile.
qui in convento confideremo pienamente l'una nell'altra e arriveremo a volerci bene come se fossimo davvero sorelle. Come se fossimo davvero sorelle. Lo terrete a mente allora? Ci proverò, sorella. Vedrai, figlio mio, quando Rinaldo tornerà, le cose andranno meglio. Ma è andato a salvare Francesca. Come sai che tornerà? Perché lo conosco. E so quanto è coraggioso. È un tipo in gamba. Non sa cosa voglia dire ritirarsi di fronte al pericolo. Proprio come tuo padre. Papà non è più tornato. Sì, lo so. Ma bisogna avere fede. Rinaldo tornerà. Prego, signora. Grazie. Mi scuso per avervi fatto aspettare, ma stiamo vivendo giorni molto difficili. Vi prego, accomodatevi. Con permesso. Vi ringrazio di avermi ricevuto, generale. Non ringraziatemi, è un piacere. Sono stato informato dal mio tenente che siete molto preoccupata. Sì, devo assolutamente parlare con il tenente Rinaldo Monti. Come sarete già stata informata, signora, il tenente Monti non è qui in questo momento. Ha passato 3 anni di terribili sofferenze ed è reduce da una rischiosa missione che si è felicemente conclusa. È giusto perciò che ora si goda la sua meritata licenza. Lo so, ma ho bisogno di vederlo comunque. So che doveva occuparsi di alcuni problemi personali. È proprio per questo che devo parlare con lui. Mi creda, vorrei tanto aiutarla, ma non saprei proprio come fare per trovarlo. Ad ogni modo, signora, fra qualche giorno tornerà per riprendere servizio. Ma potrebbe essere troppo tardi. Scusatemi,
Ma non vi capisco. Il tenente Monti potrebbe non tornare. Sto cercando di dirvi che forse nessuno di noi lo vedrà mai più. Vieni, andiamo a farci una bevuta. Ah, oh, che sorpresa! Ah, guarda chi c'è. Come va, amici? Allora? Allora cosa? Allora com'è andata, caporale, eh? Con chi? Come si dice, meglio poco che niente. Che vuoi dire? Mi riferisco alla luna di miele con vostra moglie. Dipendesse da me, resterei a casa con lei giorno e notte. Però, ragazzi, quando si porta la divisa, bisogna sempre ubbidire agli ordini. Sì. Ha chiesto di me il generale? Vi prego di calmarvi, signora, e di spiegarvi con maggiore chiarezza. Non vi nascondo che le vostre parole mi hanno allarmato. Ho una grande ammirazione per il tenente Monti, per il suo coraggio. E quello che... Scusatemi, generale. Mi sono lasciata trasportare dall'emozione. Devo mettermi in contatto con lui per comunicargli una cosa della massima importanza. È una faccenda personale. Comunque, non si preoccupi. Il tenente Rinaldo Monti tornerà. Ne sono sicura. Vi assicuro che appena sarà di ritorno, sarete subito informata. Comunque, amici, spero di non dovermi più separare da lei, neanche per un solo giorno. Non preoccupatevi. Presto questa maledetta guerra finirà. E torneremo dalle nostre fidanzate. Che il buon Dio e che tutti i generali vi ascoltino, ragazzi. Prego. Mi auguro sinceramente di esservi stato utile, signora. Tebaldi. Maria Tebaldi. Volevi parlare con me, sorella? Sì, madre superiora. Qui fuori c'è una signorina, la signorina Vittoria Tebaldi. E che cosa vuole da noi? Non lo so, però ha con sé la valigia e vuole parlare con voi. Io penso che abbia intenzione di restare qui in convento. Signore, benedici la sua anima. Dile di attendere qualche minuto e poi falla accomodare. Vediamo cosa ha da dirci questa fanciulla. Bene, con permesso, caporale. Prego. Vi ringrazio. È stato un piacere. Scusatemi. Siete la signora Maria Tebaldi, vero? Sì. Ma voi chi siete? Io sono Germano, l'amico del tenente. Voglio dire, del tenente Rinaldo Monti. Germano? Ma sì, certo. Rinaldo mi ha parlato tanto di voi. Germano, dovete aiutarmi. Ho bisogno di parlare con Rinaldo. La sua vita è in grave pericolo. Pericolo? Ma che cosa è successo? Non vuole più vivere. Ma allora, ha saputo che... Sì. Devo vederlo e devo spiegargli tutto. Ho capito. Se per caso doveste incontrarlo, ditegli di venire a cercarmi. Purtroppo, l'ultima volta che l'ho visto, stava partendo per Santa Maria. Io pensavo di incontrarlo qui. Sì, ma disgraziatamente se n'è già andato. Vi prometto che non appena avrò la fortuna di incontrarlo, lo avvertirò che voi volete vederlo. Grazie. Vi ringrazio infinitamente. No, non dovete ringraziarmi, signora. Avevo comunque intenzione, appena arrivato a Santa Maria, di mettermi alla ricerca del tenente. È il mio più caro amico. Anzi, è quasi un fratello per me, sapete. Entrate, vi prego. Posso ritirarmi, madre? Sì, sorella. Con permesso. Avvicinatevi. Io sono Suor Rosaria, la madre superiora.
Mi chiamo Vittoria Tebaldi. Sì, lo so. Accomodatevi, vi prego. Nonostante io sia rinchiusa in questo convento, ho sentito parlare di voi. Ma se devo essere sincera, non sempre in modo, diciamo, lusinghiero. Posso assicurarvi, madre, che della fanciulla della quale avete sentito parlare non resta più nulla. Lo vedo. Però è bene che sappiate una cosa, bambina mia. Del passato non è possibile liberarsi perché ci restano i ricordi. Gravemente ferito e vi sta chiamando. Francesca. Oh, signore, non pensavo di rivedervi. Lei si riprenderà facilmente, Rosalba. Però quel soldato è molto grave. Pensaci tu, Marcello. Sì. Lavale quella mano ferita. Sì, sì, certo, Rosalba. Fa attenzione, mi raccomando. Ci penso io. Mirate su quel ponte voi! Che diavolo aspettate! Sì! Volete che il tiro Nidios? Forza, muovetevi! Non voglio morire. Non voglio morire. Non abbiate paura, soldato. Non vi lasceremo morire. Avete fatto onore alla patria. Pensate ai compagni che sono rimasti laggiù, senza una tomba. Gli Indios ti hanno sorpreso. Ci siamo salvati soltanto noi due. Che cosa dite, soldato? È il tenente Monti. Mi auguro di avere notizie del tenente al più presto. Me lo auguro anch'io. Vi ringrazio moltissimo. Il tenente Monti è caduto in battaglia da eroe. Povero ragazzo. Grazie al suo coraggio. Abbiamo sbaragliato quei maledetti Indios. Ci siamo battuti corpo a corpo. Il tenente sarebbe fiero di noi. Era veramente un eroe. Sarò breve, suor Rosaria. Sono venuta da voi perché desidero cambiare vita. Voglio dimenticare. E soprattutto voglio salvare la mia anima. Avete bisogno di troppe cose, figliola.
Mi dispiace dovervi deludere, ma io non posso darvi neanche una sola delle cose che mi chiedete. Ma allora sono perduta. No. No, siete solamente molto spaventata. E sola. Madre, io sono venuta nella casa di Dio in cerca di aiuto. Ma voi avete detto che non potete fare niente per me. No, vi sbagliate, non ho affatto detto questo. Ma solo un istante fa avete... È vero, solo un istante fa. Voi vi siete seduta qui e mi avete chiesto una nuova vita. Mi avete chiesto l'oblio e la salvezza dell'anima. Proprio come si chiede una stoffa in un negozio o la verdura al mercato. Voglio farvi presente, signorina Tebaldi, che queste mercanzie non sono in vendita. Una diversa esistenza, l'oblio e la salvezza dell'anima non si comprano. Ma si guadagnano col duro lavoro, si raggiungono con sacrifici e pazienza. E non è detto che basti. È il nostro creatore che deve decidere se la vita che abbiamo dedicato solo a lui sarà degna della meritata ricompensa. Ma voi potete aiutarmi in qualche modo? Posso mostrarvi il lungo cammino. Posso darvi un ricovero appropriato per la meditazione. E pregare per la vostra anima. Sarà sufficiente. Grazie. Confidavo nel vostro aiuto, madre. Farò quello che vi ho promesso solo ed unicamente ad un patto. Che lo chiediate voi stessa al nostro Signore. Con sincerità e nella maniera più umile. Riconoscendo e pentendovi dei vostri peccati. Ricordatevi sempre che la vostra salvezza è nelle sue mani. È mio dovere avvertirvi inoltre che qui niente sarà facile. Dovrete lottare continuamente, giorno dopo giorno, contro i ricordi della vostra vita passata, come se doveste fronteggiare il demonio stesso. Sono disposta a fare tutto quello che sarà necessario. D'accordo. Allora metteremo alla prova la vostra tempra religiosa. La prima cosa che si esige nel nostro convento è una completa purificazione dell'anima e del corpo. Vi daremo un abito adeguato a questo luogo e resterete chiusa in una cella per tutto il tempo necessario, in modo che vi sia più facile raccogliere i vostri pensieri. Non dovrete avere fretta. Prendetevi tutto il tempo che riterrete indispensabile per decidere cosa fare della vostra vita. Quando sarete finalmente serena, parleremo di nuovo, figliola. Siete disposta ad accettare tutto questo? Certamente, madre. Molto bene. Allora darò disposizioni immediate per la vostra permanenza qui. Mi avete chiamata, madre? Sì, sorella. Predisponi subito una cella per la signorina Vittoria Tebaldi. Dalle un abito adeguato e che nessuno, per nessun motivo, distragga la signorina dal ritiro che desidera ardentemente cominciare. Sarà fatto, madre. Thank you.
Maria. Anche se non hai il coraggio di chiedere sue notizie, io voglio dartene lo stesso. Non posso credere che non ti importi più niente di tua sorella. Quella poverina se n'è andata di casa. È andata in convento. È andata a seppellirsi lì. E tu avresti potuto evitarlo con una parola. Sono sicura che sa quello che fa. Non ti riconosco più. Ma prego il Signore benedetto che liberi la tua anima dall'odio. La nostra vita è così breve che non sempre c'è il tempo di chiedere perdono a chi abbiamo tanto ferito. Accomodatevi. Fra qualche minuto vi porteranno l'abito. Grazie, sorella. Non dovete ringraziare me. Siamo serve di Dio. È a Lui che dovete esprimere la vostra gratitudine per l'opportunità che ha voluto darvi. Vi ha indicato la strada per una nuova vita. Mi auguro che sappiate approfittarne. Un'opportunità è più di quanto meriti. Lei è Manuela. È l'unica sopravvissuta di una nostra missione nel sud del paese e si sta impegnando molto per prendere i voti. Sarà un'altra sorella. Smettila di torturarmi così. Io non lo sopporto più. Ti giuro che non è mia intenzione farti soffrire, Maria. Ma voglio liberarti dal maleficio che ti ha indurito l'anima e avvelenato il cuore. Non sei più la bambina che ho cresciuto. Per questo la povera Domenica ti darà il tormento finché non tornerai quella che eri. Non posso. Non posso e non voglio perdonare. Sì che puoi. Pensa a lei, Maria. Pensa e torna in te. Non riesco a credere che ti sia comportata così con tua sorella. Sai bene quanto stia soffrendo. Sai che è condannata per sempre alla solitudine. Domenica, non so davvero chi di noi due ora sia più sola. Mi chiamo Giuliana. Io sono... Shh, abbassa voce.
Mi chiamo Vittoria Tebaldi. Che cosa ci fai qui? È quello che vorrei sapere di te. Non sai in che guaio ti sei cacciata. Questa è una vera tomba. Ah, no, non ti credo, stai esagerando. Avrai modo di accertartene. Anche se devo dire che qualcosa di piacevole c'è anche qui, sai. Le suore fanno un favoloso liquore di granatina secondo una vecchia ricetta. È davvero straordinario. E la madre superiora com'è? Un orco. Un vero orco. Ma per fortuna si tratta soltanto di una monaca. Non capisco cosa vuoi dire con questo. Che suor Rosaria vorrebbe diventare simile a Dio, ma non ci riesce. E sai perché? Perché? Perché Dio è puro spirito ed è in ogni luogo, mentre una madre superiora no. È proprio per questo che ogni tanto sfuggiamo al suo sguardo e andiamo a divertirci un po'. Il convento è vicino al... No, non mi interessa uscire di qui. Chissà che cosa avrai mai combinato per venirti a nascondere in questa catacomba. Che c'è di peggio che perdere ogni cosa? Vedo che stai facendo sul serio. Sarà meglio che ti lasci sola, allora. Mi ha fatto piacere conoscerti. A volte fa bene parlare con qualcuno. Sarà molto meglio che dimentichi quello che ti ho detto. Perché fino a quando la madre superiora non l'avrà deciso, dovrai restare chiusa qui. In silenzio. Senza parlare con nessuno. E credimi, è molto difficile. Me lo immagino, ma l'ho voluto io. Dio mi darà la forza per sopportarlo. Beh, ad ogni modo, se lo desideri, potrei affacciarmi alla finestra. Voglio dire, se ti va di scambiare due parole. Ma è proibito, Giuliana, se ti scoprono. Ma è proprio questo il bello. Qui le regole sono molto severe. E l'unico divertimento che ci resta è disobbedire. Sono sicura che a Dio non dispiace un po' d'allegria. Giuliana! Ci rivedremo. Giovanna! Giovanna! Piano. Dio! Lucrezia! È Tyrone, santo cielo, cos'è successo? Ti spiegherò tutto dopo. Prepara subito una stanza per lui. Ha una profonda ferita al petto e forse qualche costola rotta. Muovi! Una stanza qui, in casa. Pensavo di essere stata chiara. Posso mettergli un letto nella stalla, se volete. No, nel modo più assoluto. Non mi contraddire, sbrigati piuttosto. E tu aiutala, presto. Certo, Lucrezia. Sì. Lucrezia. Lucrezia. Calmati. Vi prego. Calmati, va tutto bene. Ascoltatemi. Dovete portarmi all'accampamento. Non posso restare in questa casa. Non sarebbe una sciocchezza. Non dirmi quello che devo fare. Qui a casa starei meglio e potrò curarti. Sta tranquillo. Voglio... tornare... Ti prego, non parlare. Dalla mia gente. Ti assicuro che so quello che faccio. Grazie. State calmo. Rosalba. Avete l'aria troppo stanca. Se volete continuare a salvare delle vite, dovrete dormire almeno qualche ora. Se bastasse questo per salvarli, mi metterei subito a letto. Non fanno altro che portarmi soldati feriti. E alla maggior parte di loro posso soltanto chiudere gli occhi. Ero venuto proprio per chiedervi la lista dei ragazzi caduti in battaglia. Devo inviarla immediatamente al quartier generale di Santa Maria. Dovrò aggiungere il tenente Monti. È caduto in battaglia.
Me lo ha detto quel poveretto che è appena aspirato. Mi addolora molto la morte del tenente. Era un buon soldato. Proprio così. Sapete, capitano, anch'io gli devo la vita. Mi spiace non aver potuto fare altrettanto. Avete proprio esagerato, credetemi. Sono sicura che avremo dei guai. Ti ho sempre considerata come una mia cara amica e non come la mia governante. Ma se in questa occasione non vuoi aiutarmi, io non ti obbligherò a farlo. Sapete perfettamente, Lucrezia, che farei qualunque cosa per aiutarvi. Non siate ingiusta con me adesso. E allora? So che di te mi posso fidare. Ed è per questo che ti voglio così bene. Giovanna, adesso per favore, occupati di Tyrone. Io ho qualcos'altro da fare. Dove volete andare? A ristabilire l'ordine fra quei vigliacchi che hanno la presunzione di definirsi uomini. Mi è stato assicurato che la nuova mandria arriverà sulle nostre terre domani mattina. Si tratta di 200 capi di bestiame. Voglio che siate voi tre a radunarli e a spingerli nel recinto. E appena saranno a posto, cominceremo la marchiatura. Ma sia chiaro, domattina voglio vedervi tutti ben svegli. Voglio che questa notte filiate a letto presto, invece di andare in giro a sbronzarvi, d'accordo? C'è forse qualche problema, signora Lucrezia? Voglio soltanto ricordare i miei ordini a tutti voi. Perciò sarà meglio che mi ascoltiate con molta attenzione. Vi ascoltiamo, padrona. Se volete sedervi. Sono abituata a parlare chiaro e in faccia. E voglio guardarvi dritto negli occhi. Non voglio che guardiate da un'altra parte mentre vi parlo. Come voi preferite, signora. Come voi tutti saprete, il mio amico Tyrone, l'indio, è rimasto vittima di un incidente abbastanza grave. Un incidente? Vedo che siete molto sorpreso, Virgilio. Non vi preoccupate, non intendo entrare in dettagli per adesso. Volevo soltanto dirvi che Tyrone resterà qui a Villa Speranza finché non si sarà ristabilito. Qui con voi? Così ho deciso. E non occorre che vi dica che non sono venuta qui a chiedere il vostro permesso. Sono venuta per puntualizzare una volta per tutte che se a qualcuno di voi dà fastidio la presenza di quell'uomo sotto il mio stesso tetto, farà meglio a radunare le sue cose e ad andarsene subito, il più lontano possibile. Sono stata chiara? Sì. Sì, padrona. Come desiderate, signora. È chiaro anche per voi, Virgilio?
Molto meglio così. Schifoso idiota. Come vi ho già spiegato, devo parlare con mia sorella. Cercate di rendervi conto. Non è possibile infrangere una promessa fatta a nostro signore. Mi dispiace, signora Maria. Non vi sarà proprio possibile vederla. Ha fatto voto di silenzio. Sì, questo posso capirlo. Ad ogni modo, la madre superiora vi riceverà. Perlomeno potrete parlare con lei. Aspettatemi qui. Di avvicinarmi a te. Dammi il coraggio necessario per capire che grazie a questo sacrificio potrò salvare la mia anima. Io... Vittoria! Vittoria! Che cosa c'è? Ho una notizia. Ma devi mantenere il segreto. Dimmi, ti ascolto. È venuta a cercarti tua sorella. Mia sorella? Tua sorella. La signora Maria Tebaldin Lynch, in persona. Dove sono? Che cosa è successo? Dov'è mio fratello? State calmo. Siete al sicuro. Siete al forte adesso. Il peggio è passato. Avete dormito molto. Forse anche troppo. Era ora che vi svegliaste. Qui c'è tanto bisogno di braccia, soldato. Sì, ma dov'è? Dov'è mio fratello? Mio fratello! Cosa ne è stato di mio fratello? Vostro fratello non è tornato. Ha dato la vita per la patria. Ma dove volete andare? Non potete muovervi. Voglio cercarlo. Voglio che almeno abbia una sepoltura. Non siete in grado di camminare. State calmo. Allora, andate a prenderlo. Vi supplico. Non siamo abbastanza per occuparci dei morti. Stiamo cercando di ricostruire il forte. Vi supplico, Rosalba. Vi supplico. Mio fratello. Gli avvoltoi non lasceranno nulla di lui.